questa sala non c'è gente che ecco, vedo delle facce insomma che sono passate da questo palazzo già molti anni prima della mia esperienza in politica, però mi piace dire perché appunto lo sto misurando negli ultimi 4 anni, questa sala non viene data a chiunque, viene data se c'è uno spessore nel dibattito che è ospitabile che venga svolto. In questo senso appunto la Presidente della Camera Boldrini non ha avuto un problema nel condividere con me la disponibilità da dare ad un tema che lei sente molto, che è quello delle eventuali prospettazioni che oggi, l'ha detto proprio oggi, la elezione francese, quindi la vittoria di Macron, prospetta un convegno che era nato immaginando di fare riflessioni sulla Brexit e sul dopo Brexit e su tutto quello che unitamente appunto all'uscita della Gran Bretagna, del Regno Unito, avrebbe comportato per il mantenimento di una Unione Europea che mirava a crescere. In che modo? In modo uniforme o in modo bilaterale, appunto con la doppia velocità che già è stata prospettata in sede lussemburghese. Ecco, di tutti questi temi, personaggi come quelli che sono presenti oggi qui sullo scranno dei relatori contribuiranno a dare delle illuminate prospettazioni e riflessioni, e io sono felice di poter dare l'apertura di questi lavori come pseudo padrone di casa, proprio perché sono certo che la qualità degli interventi contribuirà a lasciare un segno di riflessione a seguito dei nostri lavori. Quindi do la parola a Pietro Di Muccio che modererà adeguatamente il dibattito di questa giornata. Una considerazione ed una proposta. La considerazione: sotto il regno dell'euro, dal 2002 al 2016, l'Italia ha goduto di saggi di interesse e di inflazione mai registrati in passato. Ebbene, questa ideale stabilità monetaria come è stata sfruttata per il bene della nazione? Ecco come. Nel 2002 il debito pubblico era di 1.368 miliardi di euro. Nel 2016 il debito è salito a 2.251 miliardi di euro, il più alto della storia. Nel 2002 il rapporto deficit-PIL era 105%, nel 2016 il rapporto debito-PIL ha raggiunto il 135%. Governi e parlamenti hanno illuso i cittadini, desiderosi di esserlo, che con l'euro avremmo risolto tutti i nostri problemi senza profonde riforme strutturali, comunque indispensabili. Il cardinale Carafa diceva «vulcus vult decipi, ergo decipiato». Adesso governanti e parlamentari, chi più chi meno, alimentano una seconda più grave illusione, secondo la quale la virtù finanziaria verrebbe ripristinata abbandonando l'euro e tornando alle svalutazioni competitive, cioè ricadendo nel vizio dei bilanci in perdita e del debito in crescita. La verità è dunque incontrovertibile. Fummo viziosi senza l'euro, siamo stati viziosi con l'euro. Perciò, invece di ricusare la buona moneta in tasca, dovremmo ripudiare le idee vagate in testa. Ora la proposta. L'Unione Europea permane incompiuta, in bilico tra implosione e federazione. Il tentativo di dotarsi di una vera Costituzione è abortito nel 2005 per il rifiuto di alcuni popoli di ratificare il trattato costituzionale. Dare una Costituzione a tante e così diverse nazioni mediante un trattato formulato da una convenzione di delegati anziché da un'assemblea costituente eletta è stato un grave errore di metodo e di merito. Il testo costituzionale bocciato constava di 448 articoli, prolissi e confusi. La nostra Costituzione, che pure è catalogata tra le Costituzioni lunghe, ne ha 139, quella americana ha 7 articoli, sebbene con più sezioni, e 25 emendamenti, in realtà 27 perché quello sull'alcol fu introdotto e poi abrogato. In genere di poche righe. Ora, a questo noi avremmo dovuto aggiungere i 54 articoli della Carta dei diritti fondamentali di Nizza.
peraltro di dubbio valore giuridico vincolante. Quindi avremmo avuto un castello di carte ancora più grande di quello che già affligge l'Unione Europea. A mio avviso esistono tuttavia in Europa libertà e diritti che devono essere salvaguardati e tramandati. Purtroppo sono distribuiti in ordinamenti disomogenei che difficilmente possono essere unificati a causa delle incompatibilità giuridiche o di antitetiche tradizioni nazionali. Una carta costituzionale del tipo invocato o tentato potrebbe rivelarsi dannosa o inutile o limitata, mentre perché sia davvero efficace e opportuna bisogna configurarla come una Costituzione aperta, capace di accrescere e rafforzare la libertà in tutti i suoi potenziali sviluppi. Dovremmo dunque mirare ad una Costituzione che inglobi automaticamente e dinamicamente il meglio che ciascuna nazione acquisisce in termini di libertà e conseguenti diritti. Per ottenere questo straordinario risultato non serve una lunga carta, forse addirittura controproducente. È indispensabile una semplice disposizione, immediatamente azionabile in giudizio, che scateni la concorrenza tra sistemi, norme, soggetti giuridici, determinando la progressiva espansione della sfera protetta delle libertà politiche, civili e economiche e dei diritti conseguenti. Per sintetizzare il principale carattere, amo definire questa disposizione clausola della libertà preferita. E l'ho concepita così. Ogni cittadino di uno Stato dell'Unione Europea potrà invocare davanti a un giudice, in qualsiasi situazione senza restrizioni, nel proprio Stato e nei rimanenti Stati, i diritti più favorevoli riconosciuti da ciascun altro Stato ai suoi cittadini. La clausola dovrebbe essere inserita nelle Costituzioni degli Stati membri e da essi ratificata come trattato. Quando 20 anni fa proposi questa clausola, ne potevo presagire gli embrionali svolgimenti giuridici effettivamente verificatisi solo in anni recenti nell'esperienza dei sistemi legali europei. Un fenomeno al quale è stato assegnato il nome, alquanto commerciale ma evocativo, di turismo giudiziario, perché con riguardo a poche particolari controversie gli attori cercano di incardinare la causa nel paese comunitario dove esistono maggiori potenzialità e appare più facile ottenere ragione. D'altra parte, se l'Unione Europea è destinata a durare e perfezionarsi, la spinta ad unificare parti capitali della legislazione diverrà vieppiù incoercibile per effetto di quel principio cardinale della democrazia che gli antichi greci chiamarono isonomia. Un nome che viene quasi mai sottolineato racchiude 3 significati coessenziali: stessa legge, stessa uguaglianza, stessa giustizia. Mi è stato obiettato che si tratta di una clausola utopica, oppure che attraverso questa clausola si favorirebbero le azioni cosiddette positive. Io a queste obiezioni rispondo non sul punto ma con un criterio generale, e cioè ricordo le immortali parole pronunciate da Barry Goldwater nel discorso di accettazione della candidatura a Presidente degli Stati Uniti nel 1964, che sono una regola per la società libera e per ogni uomo liberale davvero. L'estremismo in difesa della libertà non è un vizio. La moderazione nella ricerca della giustizia non è una virtù. Grazie.